Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Si aggiungono altri 54 decessi al bilancio regionale dei morti correlati al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono decedute 31 persone, ma anche per altre 23 morte nei giorni scorsi. È sopraggiunta la diagnosi purtroppo di Covid-19. Salgono a 40 invece le persone guarite, mentre i contagi hanno superato quota 4.000. Francesco Salvago. 31 i decessi odierni nelle Marche, età media 79 anni, di questi sono stati confermati 23 vittime per i quali è stata approvata la diagnosi e trasmessa la documentazione clinica. Il più anziano aveva 96 anni, residente nel Maceratese, mentre il più giovane aveva 55 anni di Sant'Angelo in Vado. Il totale aumenta a 557 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In progressivo miglioramento il dato regionale dei dimessi degli ospedali saliti a 222, i guariti invece, i quali sono stati sottoposti a doppio tampone negativo, risultano 40. E quanto emerge dall'aggiornamento comunicato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie? Nelle ultime 24 ore i casi positivi sono risultati 136 su 647 tamponi. Finora nelle Marche sono 4.098 su 12.943 test effettuati. Quanto ai ricoveri per Covid-19 sono in sostanza stazionari a quota 1.150, 164 in terapia intensiva, 305 in semi-intensiva, 527 in reparti non intensivi e 154 in area post-critica. Sale invece ancora il numero dei positivi in isolamento domiciliare, 2.405. Le persone venute a contatto con altre contagiate e che sono ora in isolamento in casa arrivano quasi a 7.000, 6.990, di cui 2.173 con sintomi e 4.817 asintomatiche, di cui 848 operatori sanitari. Quanto ai contagi, la provincia di Pesaro Urbino ne registra 1.756, Ancona 1.211, Macerata 533, Fermo 284, Ascoli Piceno 227, mentre 87 provengono da fuori regione. E sui 1.200 controlli effettuati ieri alle persone in provincia di Pesaro Urbino sono state 30 le violazioni contestate, 463 invece sono stati controlli alle attività commerciali, ma anche questa volta senza alcun illecito. Prosegue poi l'esame delle comunicazioni trasmesse alla prefettura dalle imprese che intendono proseguire l'attività. Quelle pervenute oggi sono oltre 560, intanto per quattro aziende è stata disposta la sospensione, mentre per altre quattro è stata consentita la prosecuzione dell'attività limitatamente alla parte riconducibile alle filiere essenziali. E il caos informatico sul sito dell'INPS ha scatenato tante polemiche e altrettante difficoltà ad inoltrare le richieste per il bonus Cura Italia. Noi oggi abbiamo chiesto il parere di un noto commercialista della città di Fano. Sentiamo. Boom di accessi, portale in tilt e proteste a pioggia. Come inizio è andata malissimo e come era prevedibile, il sito dell'INPS si è bloccato, rendendo inaccessibili i servizi. Da ieri, infatti, gli italiani hanno iniziato ad inviare le richieste per bonus e congedi previsti dal Cura Italia per tamponare l'emergenza Covid-19. I problemi però non sono pochi. Tra il caos del portale di previdenza preso d'assalto, la burocrazia e l'incertezza sui tempi di riscossione dei contributi. Per capirne di più, ne abbiamo parlato con il commercialista Enrico Maria Renier. Renier, ieri in pochi sono riusciti a entrare nel sito e a inviare le richieste per i bonus. Che cosa non sta funzionando? Ma in realtà si è parlato tanto delle difficoltà di accesso a tutte le forme di sostegno ai lavoratori, che sono comprese ad esempio nelle domande di congedo parentale, domande di voucher per le babysitter, bonus dei 600 euro per artigiani commercianti, anche per i professionisti non iscritti alle casse. Ovviamente devono trovare una canalizzazione verso l'INPS, dove ovviamente questo canale, flusso di domande, crea delle problematiche assolutamente enormi e che ovviamente non si possono gestire con estrema facilità, già che poi sono canali già occupati anche da altre domande che sono quelle ordinarie di maternità, malattia, disoccupazione. Quindi si è creata una congestione dove
il governo e il ministero stabilisce, dice, non è un click day, che chi arriva prima prende i soldi, tutte le domande verranno evase, ma non c'è assolutamente nessuna previsione di quando verranno evase. Certo, che tempi si prevedono per la cassa integrazione? Ma per la cassa integrazione è un altro problema molto importante, perché comunque il governo era ottimistico per dare i soldi, i denari nelle buste paghe al 15 di aprile, però in realtà noi professionisti, commercialisti, consulenti del lavoro dobbiamo lavorare prima le paghe, fare la domanda di cassa integrazione perché è assolutamente importante. Poi lì il decreto legge 18 del Covid ha stabilito che praticamente i datori di lavoro, visto che lo stato di crisi non è aziendale o di una singola azienda, ma è pandemico, cioè è stato è globale, si può, dice, ovviare e derogato, no, gli obblighi dell'articolo 14 della consultazione con le organizzazioni sindacali, che tuttavia dice però, fermo restando l'obbligo di informazione alla consultazione, quindi prima dice che non ci vuole, poi ferma restando la consultazione, quindi noi operatori, per evitare che un domani l'INPS precluda il pagamento perché manca la consultazione, facciamo l'integrazione con il verbale di consultazione sindacale, che giustamente loro sono preposti per questa negoziazione, e quindi anche lì non è chiarito, cioè siamo un paese di burosauri dove la burocrazia, non è anche questa terza guerra mondiale è riuscita a eliminare la burocrazia, è un potere costituito, è l'ufficio complicazione degli affari semplici, e quindi quando verrà data la cassa integrazione? Boh, non si sa, dipende da come verranno sviluppate. Noi per esempio, le dico, se lei mi dovesse fare una domanda, abbiamo oltre 200 richieste da evadere, ne abbiamo fatte 4. Anche le associazioni dei commercialisti hanno inviato una lettera al ministro Gualtieri, ma quali sono le vostre richieste nello specifico? Noi abbiamo inviato, io faccio parte sia del Consiglio Provinciale che dell'Unione Regionale, abbiamo inviato notevoli, copiose domande al Ministero e anche al Consiglio Nazionale per sburocratizzare questa ondata di norme, dove in Italia o nel mondo si compra un iPhone che è uno strumento complicato, non ha le istruzioni, cioè devi fare una semplice domanda di cassa integrazione, viene fuori 10 articoli, come abbiamo visto per l'autocertificazione, per gli spostamenti, che manca solo che adesso la facciano a colori, quindi è una cosa assurda. Anzi, dirò di più, per le casse integrazioni, dottoressa Zoghetti, relativamente alla cassa integrazione in deroga, quella che riguarda la regione, in questo caso per le aziende sotto i 5 dipendenti, quindi articoli artigiani, commercianti, addirittura anche lì ci sono dei ritardi perché il portale non è in grado di far fronte alle domande che presentiamo già dal 31 marzo, ma addirittura ci vuole la marca da bollo, cioè in un momento in cui non ti puoi spostare, noi le abbiamo esaurite, cioè diciamo al cliente vai a comprarti la marca da bollo, prenditela col PIN e dacci gli identificativi che li inseriamo, cioè in materia di lavoro dove si garantisce il salario ci vuole la marca da bollo. Ecco, questa non è burocrazia? A me mi sembra veramente che siamo in mano ai burosauri. E Aset Spa ha già attivato da alcuni giorni la raccolta domiciliare dei rifiuti per le persone che risultano positive al virus oppure che si trovano in isolamento domiciliare precauzionale. Il nuovo servizio è stato programmato per attuare una specifica ordinanza della regione, la quale prevede che le persone in quarantena non devono ricorrere alle isole ecologiche per differenziare i materiali, ma solo utilizzare servizio di raccolta porta a porta loro dedicato. Aset provvede alla consegna del kit monouso per il ritiro dei rifiuti, sacchi neri e nastro adesivo, e della guida informativa, effettuando poi il servizio di raccolta del secco indifferenziato 2 volte a settimana. In occasione del ritiro dei rifiuti sarà consegnato il nuovo kit, mentre il materiale raccolto sarà avviato lo smaltimento per il trattamento termico. E dopo quello di Pesaro, anche a Fano è stato aperto il checkpoint guariti. Da oggi chi è risultato positivo al coronavirus ed è in attesa dei tamponi di controllo verrà contattato dall'ASUR per effettuarli al COTMA di Rosciano in tutta sicurezza. Attivo al CODMA di Fano il checkpoint guariti da coronavirus. Lo rende noto il sindaco Massimo Seri. Il servizio attivo da ASUR serve per verificare i soggetti che non presentano più sintomi da Covid-19, esaminando i casi con il doppio tampone alla fine della convalescenza.
Il sindaco ha avanzato alla Regione Marche la proposta di integrare il servizio anche ai medici di famiglia, i quali sono a contatto diretto con pazienti positivi non ricoverati o con persone che manifestano sintomi e che potrebbero essere positive. La situazione, come abbiamo già avuto modo di dire, sta dando dei segnali positivi, il grafico si sta addolcendo. E con questo servizio c'è la chiusura della filiera per le persone che hanno avuto il contagio dal coronavirus. Quindi è un ulteriore passo in avanti, un centro importante e qui tutti i giorni si verrà svolto questo servizio. Però ricordo ai cittadini, perché qualcuno è passato anche oggi in maniera autonoma, nessuno deve venire, solo su chiamata, perché sono i responsabili di ASUR che chiameranno le persone che dovranno fare questo tampone. Su appuntamento dell'ASUR, le persone potranno entrare con la propria auto all'interno di una tensostruttura nell'area predisposta. Così gli operatori sanitari potranno fare il tampone senza che i pazienti escano dal loro mezzo. Questo permetterà di effettuare i test ai potenziali guariti molto velocemente. Noi abbiamo fatto la scelta di 3 postazioni nella provincia di Pesaro Urbino. Questa è la postazione di Fano, che vedete qua l'ex COD, ma è stato scelto perché ha proprio delle caratteristiche importanti. C'è un ingresso e anche un'uscita, quindi non si devono incrociare le macchine. Le persone vengono fermate a un primo check. Al primo check ringrazio anche la Protezione Civile che ci dà una mano e Croce Rossa sempre vicino a noi che ci dà una mano, che ferma le persone e chiede il nome e cognome, perché solamente, ripeto, su invito si può accedere a questi punti tamponi per il percorso guariti. Confermata la persona, l'identità della persona, accede, va un po' più avanti dove facciamo proprio il tampone. Il tampone viene effettuato da un'infermiera del distretto che fa il tampone nasofaringeo, quindi pone il tampone nella faringe e poi nelle narici. Fatto questo, il tampone viene chiuso e viene portato poi immediatamente in virologia, nei laboratori. La curva epidemiologica nella provincia di Pesaro Urbino presenta al momento un numero elevato di casi che sono attualmente gestiti dal personale addetto. Noi abbiamo più di 1.900 positivi nella provincia, testati e accertati con tampone. Abbiamo messo in quarantena dall'inizio dell'epidemia più di 7.000 persone. Queste persone, già 3.000, hanno finito la quarantena perché non hanno avuto sintomi. Per le persone che hanno avuto sintomi, che sono contatti di positivi accertati, ci sarà questo percorso, come per tutti quelli che sono stati accertati positivi. Il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato tutte le indagini epidemiologiche, quindi più di 1.900 persone, e sono stati messi in quarantena tutti i contatti stretti di queste persone che sono state dichiarate. Tutte le 6.900 persone che dicevo prima che sono state chiamate, anch'esse poste in quarantena e tutte sono state chiamate da parte del Dipartimento di Prevenzione. L'amministrazione comunale di Terre Roveresche ha deliberato ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza di questi giorni. È stato infatti sottoscritto con la Fondazione Art32 un protocollo per effettuare i test sierologici e immunologici. Al test, i cui costi sono interamente a carico del comune, saranno sottoposti le categorie di persone maggiormente esposte al rischio di contagio, come i medici di medicina generale, i carabinieri, i farmacisti, il personale che opera nella casa di riposo, ma anche il personale del comune a contatto con l'utenza, i volontari di protezione civile, chi è impegnato nei servizi di assistenza domiciliare e sanitaria e nelle attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari. Inoltre sono stati stanziati 5.000 euro per l'acquisto di mascherine chirurgiche che verranno distribuite sempre a queste categorie di persone. Rimaniamo sull'argomento perché in queste ore un'azienda di Pergola ha annunciato di aver attivato una linea di produzione giornaliera di 10.000 pezzi tra mascherine chirurgiche e camici per far fronte alle esigenze sanitarie. Lino Balestra. Riconversione. Per molte aziende a livello nazionale e locale, oltre che un'esigenza, una necessità per superare il difficile momento di impasse economico nel quale l'emergenza coronavirus ci ha catapultati, per alcuni è anche diventato un dovere morale. La voglia di non tirarsi indietro quando migliaia e migliaia di persone stanno lottando negli ospedali contro questo nemico invisibile dalla fine di gennaio. È il caso della Noctis SPA di Pergola, 120 dipendenti, azienda
azienda leader nella produzione di letti tessili con clienti sparsi in mezzo mondo, che ha deciso di mettere a disposizione la sua tecnologia al servizio dell'emergenza, allestendo una nuova linea produttiva dedicata ai dispositivi di protezione individuali, mascherine di tipo chirurgico e camici igienico-sanitari. Abbiamo avuto l'idea di non chiudere completamente l'azienda come logicamente è stato richiesto dai decreti ministeriali, ma di lasciare una parte di azienda aperta e funzionante, dedicando questa, diciamo, parte alla produzione di mascherine e camici igienico-sanitari. Questo è quello che abbiamo fatto in un momento nel quale si legge ce n'è una grandissima necessità. Abbiamo pensato che anche la tecnologia di Noctis, la tecnologia della nostra azienda, potesse essere messa a disposizione di questa situazione. Vorrei chiarire che in questo momento noi stiamo producendo mascherine e camici igienico-sanitari. Significa che sono prodotti ancora realizzati con materiali certificati, quindi prodotti che di per sé hanno tutti i requisiti tecnici necessari, che però ancora non hanno un certificato vero e proprio di loro conto. Questo perché ottenere la certificazione è un processo molto complesso. In questo momento, anzi, diciamo che come imprenditore ci sentiremo di fare un appello e del chiedere di snellire questi procedimenti, perché è veramente è una situazione nella quale la ritengo anche difficile, perché capisco tutte le difficoltà del caso, però insomma è lì il collo di bottiglia nel quale si va un po' a sbattere. I nostri prodotti hanno già iniziato il loro iter, sono già presso gli enti certificatori, quindi ci auguriamo che a giorni questo possa ritornarci indietro. Questo perché è una discriminante molto importante, perché permette poi di offrire questi articoli anche agli istituti sanitari o insomma ad altri utilizzi. Uno sforzo non solo produttivo ma anche operativo per chi lavora in azienda. Lavorare in questi giorni è molto complesso, sia per problematiche tecniche, no? Di distanza, di dispositivi da adottare, sia anche per motivi psicologici, perché comunque le persone non è che hanno voglia di arrischiarsi in situazioni che non conoscono. Noi appena è successa, diciamo, il fatto, appena abbiamo cominciato a capire la portata di quello che stava accadendo, in Noctis già dal 3 marzo abbiamo adottato dei protocolli importanti interni, anche diciamo più stringenti rispetto a quanto era richiesto dal Ministero. Abbiamo cominciato a lavorare con la mascherina obbligatoria tutti quanti, distanza di sicurezza, abbiamo chiuso gli spazi comuni come i luoghi ricreativi dove vai a prendere un caffè, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo addirittura messo un presidio al cancello d'ingresso proprio per dotare tutte le persone che entrassero di mascherine e guanti e per poter comunque far lavorare soprattutto le persone in tranquillità. Questo è stato un po' propedeutico alla volontà delle persone di venire in azienda, perché logicamente lavorare in un ambiente sano uno ci viene con più tranquillità. Mi sento di ringraziare tutte le persone che collaborano con noi, a cominciare dal manager che si chiama Enrico Donati, che sta gestendo questa linea di produzione, a tutte le maestranze o persone coinvolte, perché senza di loro poi logicamente le cose non sono possibili, quindi il ringraziamento va a loro. E anche l'associazione Fano Cuore delle Marche scende in campo per l'emergenza coronavirus dall'11 marzo. Grazie a una raccolta fondi sono stati raccolti appunto 9.000 euro con i quali sono stati acquistati 3 tablet. Questi strumenti tecnologici che consentiranno ai pazienti in isolamento di comunicare con i propri cari sono stati consegnati dall'avvocato Donatella Catenacci, componente dell'associazione, nelle mani di Luana Stefanelli e Stefania Rasoli per l'ospedale Santa Croce. Presto arriveranno anche mascherine e caschi per la respirazione assistita. La volontà di Fano Cuore delle Marche è proprio quella di consegnare direttamente ai sanitari del nosocomio fanese il frutto della raccolta solidale, eliminando i passaggi intermedi. E un altro importante contributo è arrivato anche dai soci della Lega Navale Italiana Sezione di Fano, che ha aderito all'iniziativa Una Mano per il Santa Croce donando 1.500 euro.
Proseguono gli studi, le lezioni e anche le lauree online. Questa sera vogliamo congratularci con Anna Chiara Briganti, che ieri pomeriggio ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza presso l'Università Europea di Roma. Anna Chiara, che ha discusso un'articolata e complessa tesi di procedura penale in modalità telematica, è tra i pochi marchigiani ad avere frequentato questa università e, come ci fanno sapere i suoi familiari, è in assoluto la prima della provincia di Pesaro e Urbino, e in particolare di Fano, ad avere completato il regolare percorso di studi rispettando i tempi accademici previsti. Tra poco alle ore 21 trasmetteremo la recita del Santo Rosario dalla Santa Casa di Loreto. Vi ricordo che poi domani sera, sempre sul canale 17 del Digitale Terrestre, su Fano TV, verrà trasmessa alle ore 21 la Via Crucis cittadina. I ragazzi della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli-Pergola e quelli della pastorale giovanile hanno ideato tramite un montaggio di video un momento di preghiera ricreando proprio le stazioni della Via Crucis. L'inno d'Italia, sirene spiegate, un cuore rosso dinanzi all'ospedale regionale Torrette di Ancona per dire grazie agli eroi di questa emergenza sanitaria. È l'omaggio che i vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno voluto rendere questa mattina a tutto il fronte sanitario che nelle corsie e nei reparti sta affrontando il più grande sforzo degli ultimi decenni per arginare la pandemia di nuovo coronavirus. E allora questa sera chiudiamo con questo video il nostro telegiornale. Arrivederci.